Bentornati amici nella cucina per tutti. Come state? Oggi ci dedichiamo alla preparazione di un dolce davvero molto goloso, non difficile da realizzare, basta stare attenti ad alcuni passaggi, ma vi assicuro che in questo mese di marzo lo mangeremo tutti fra qualche giorno. Sì, perché oggi andremo a preparare le classiche zeppole di San Giuseppe. Ma ditemi, voi le fate fritte o al forno? Io oggi vado a realizzarle al forno per voi, quindi mi raccomando, se siamo curiosi di vedere quali sono gli ingredienti per realizzare insieme quest'ottimo dolce, non ci resta che metterci al lavoro perché i fornelli ci aspettano. Elenchiamo quindi quali sono gli ingredienti. Innanzitutto vi dico che vi risparmierò la preparazione della crema pasticcera perché ora dovrebbe uscire la stringa che vi permetterà di accedere direttamente al video della crema pasticcera a modo mio che ho preparato e che ho caricato qualche tempo fa. Quindi mi raccomando, andatela a vedere così possiamo preparare tutto quanto per bene. Intanto vi presento gli ingredienti che ci serviranno per fare la pasta choux, la pasta bignè che poi alla fine è quella la preparazione che dobbiamo fare. Ci serviranno 90 g di burro, della scorza di limone, 3 g di sale e 1 g di zucchero che ho già messo insieme, 90 g di farina 00, mi raccomando, 180 g d'acqua, 3 uova e per la guarnizione finale delle amarelle sciroppate. Mettiamoci al lavoro. Per prima cosa accendiamo il forno a 180 gradi, così ci portiamo avanti. Ci siamo ora trasferiti sui fornelli. La prima cosa che andiamo a fare è quella di mettere all'interno di una pentola abbastanza capiente l'acqua, la scorza di limone, il sale e lo zucchero ed infine il burro che scioglieremo nell'acqua. Il tutto poi arriverà ad ebollizione. Una volta che arriva ad ebollizione andremo a togliere la scorza di limone e metteremo la farina. Poi vediamo dopo il procedimento. Benissimo ragazzi, come vedete il burro si è praticamente sciolto, siamo arrivati anche a bollore, quindi andremo a togliere la scorza di limone che serve ovviamente per andare a infondere un pochino di gusto alla nostra pasta choux. Allora, ora che abbiamo tolto il limone dobbiamo andare a prendere la farina, spegniamo il fuoco, questo è fondamentale, adagiamo la farina nella pentola e giriamo. Come vedete, io vi sto facendo vedere come fare questa preparazione con un'inquadratura molto vicina. Perché? Perché è fondamentale che capiate quando andare a togliere la pasta dalla pentola, perché altrimenti non ci viene la pasta choux. Vedete, noi dobbiamo mescolare, girare energicamente e quando otteniamo questo risultato, ovvero quando la pasta si stacca dalle pareti della pentola, abbiamo il nostro composto pronto. Andiamo a vedere quindi ora qual è la preparazione che dobbiamo fare. Trasferiamoci ora in una boule. Dovremo andare a inserire le uova. Mi raccomando ragazzi, le uova non vanno messe tutte quante subito. Ne metteremo una alla volta. Quando un uovo si è assorbito per bene, andiamo a mettere l'altro. Quindi cominciamo con il primo. Ora che si è assorbito andiamo con il secondo. Mettiamo l'ultimo uovo. Abbiamo finito con il nostro composto, le uova si sono assorbite per bene e questo è il risultato. La consistenza deve essere esattamente questa. Come vedete ragazzi, io sono andato a mettere la sac à poche in un bicchiere da mixer, perché avendo i bordi alti è più facile fare l'operazione che stiamo facendo, ovvero quella di andare a mettere il composto al suo interno. Ci prepariamo anche la placca, gli mettiamo la carta da forno e andiamo finalmente a creare le nostre zeppole. Mi raccomando, la punta deve essere quella, diciamo, a stella. Gli facciamo fare un bel giro così, tenendo conto che poi in cottura
triplicheranno il loro volume. Quindi mi raccomando, mettete la seconda forma abbastanza distante. Siamo pronti per infornare, le facciamo andare per 20 minuti, poi dopo vi faccio vedere una cosa. Allora ragazzi, i minuti sono quasi trascorsi, per la verità solo un quarto d'ora. Vedete, si sono ben gonfiati? Ecco, io vi consiglio per 5 minuti di lasciare il forno semiaperto. Questo ci permetterà di far uscire tutta l'umidità presente ancora all'interno delle nostre zeppole, del nostro impasto. Passati questi 5 minuti, richiudiamo il forno per altri 5 minuti e poi possiamo tirarli fuori. Cari ragazzuoli, ci siamo! Siamo pronti, avevo chiuso il forno come avete visto. Vado a tirare fuori le nostre zeppole e la parte questa, che vabbè è venuta un pochino sgonfia ma non importa, sono venute molto bene, avete visto, mi sono gonfiate, sono belle leggere, ora le lasciamo raffreddare e poi cominciamo a guarnirle e andarcele ovviamente a gustare. Ho preparato ovviamente anche la crema pasticcera, che ora andrò a mettere all'interno di una sac à poche. E mettiamo la crema nello stesso modo, con lo stesso metodo con cui abbiamo fatto, diciamo, le nostre zeppole ancora crude. Sempre girando intorno, in questo modo. Ed è arrivato il momento anche di mettere le nostre amarene sciroppate. Ho già messo un po' di sciroppo, vado a mettere al centro la marena in questo modo e qui intorno un po' di zucchero a velo. Il nostro dolce è pronto. Allora ragazzi, io ho invitato un mio amico ad assaggiare queste belle zeppole, ma c'è da dire una cosa, l'ho invitato perché lui è uno di quegli scettici che dice: l'assaggi sempre tu, ma sarà buono o non sarà buono? Com'è? Dai, assaggiala, vai vai. Provo, ragazzi. Vediamo un po' com'è venuta? Diciamo, beh, no, scherzo, buonissimo. Grazie ragazzi di avermi seguito. Chiudiamo il video perché, come sapete, bisogna andare a fare la prova dell'assaggio. No, scherzi a parte, l'assaggio anch'io perché giustamente devo capire com'è venuta, Buonissima. Noi ora andremo a fare merenda. Quindi mi raccomando, lasciate commenti, lasciate like, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per rimanere aggiornati sui video che verranno caricati qui sul mio canale La Cucina per Tutti. Seguitemi su Instagram e ci vediamo alla prossima video ricetta. Ciao ragazzi! Ciao.